Lunedì 16 aprile, ben ritrovati con l'edizione del pomeriggio del TGL News. In primo piano ancora l'operazione di questa mattina condotta dai carabinieri che, entrati in azione, hanno arrestato 12 persone. Si tratta di 8 italiani e 4 magrebini, alcuni anche pregiudicati. Le accuse al sodalizio criminale riguardano traffico di droga, rapina e furti nel nostro territorio. Il blitz è scattato alle 4:30 e ha coinvolto anche un elicottero atterrato all'Arena da Turi. Le indagini dell'aliquota operativa sono coordinate dalla Procura della Repubblica, che nei prossimi giorni fornirà ulteriori dettagli sulla vicenda. Cambiamo decisamente argomento. Con 18 cantine di eccellenza, Piacenza è protagonista al Vinitaly di Verona. Spicca l'Ortrugo, il vino autoctono piacentino, che è salito sul podio della top 10 della crescita per quanto riguarda le vendite dei vini italiani, piazzandosi, pensate, al terzo posto. Inoltre, nel prestigioso Book 2018 di Five Stars Wine sono indicati ben 11 vini piacentini. Vinitaly, ha commentato Dario Panelli, responsabile del settore vitivinicolo di Coldiretti Piacenza. È una manifestazione sempre più importante per le nostre produzioni locali e rappresenta l'occasione ideale per raggiungere i mercati esteri. È in arrivo un riassetto organizzativo piuttosto importante per quanto riguarda la provincia di Piacenza. In mattinata, infatti, l'ente di Via Garibaldi ha presentato il piano del fabbisogno di personale 2018-2020 predisposto, tenendo presente naturalmente le esigenze dei comuni. La legge del Rio e la legge 190 del 2014 chiedevano alle province di dimezzare le spese di gestione del personale, ha spiegato il presidente Francesco Rolleri. Cioè, nel nostro caso, di passare da 12 a 6 milioni di euro, visto che siamo riusciti a tagliarle di 7 milioni e 200 mila euro, quindi ben oltre l'obiettivo prefissato. Ora possiamo procedere con le nuove assunzioni, con un investimento di circa 600 mila euro per potenziare funzioni tecniche e di assistenza tecnico-amministrativa ai comuni. Chiudiamo con lo sport. Torna questa sera dalle 20:20 l'appuntamento con Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà interamente dedicata al calcio piacentino. Tanto spazio naturalmente alla Serie C con l'analisi del delicato momento che sta attraversando il Pro Piacenza, ancora sconfitto sabato scorso contro il Gavorrano, ma anche del bel pareggio ottenuto sul campo dell'Alessandria dal Piacenza di Franzini. Il tutto nella settimana che condurrà al Super Derby del Garilli di sabato prossimo. La nostra edizione termina qui. Il TGL News torna più tardi, ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito liberta.it.